con Cristina Zanetti, una delle curatrici della 16ª edizione di Immaginaria, International Film Festival of Lesbians and Other Rebellious Women, a Roma, a Largo Venue e Nuovo Cinema Aquila, dal 17 al 20 giugno 2021. Cristina, ben trovata. Grazie mille Federico. Giovedì 17 siamo a Largo Venue con un concerto di apertura di autofinanziamento che abbiamo intitolato Artiste per Immaginaria. L'abbiamo fatto lo scorso anno, lo facciamo anche quest'anno. Ci sono delle artiste che si esibiranno sul palco che sono veramente di fama nazionale, non le anticipo. Ve ne dico solo una, giusto così, Machella, chissà che a quali spettatori e spettatrici non dica qualcosa, che si esibiranno gratuitamente proprio a sostegno del festival. Serata curata da Paola D, da Francesca Micheli Picardi e da The Sunday, e quindi diciamo che siamo la stessa squadra, ma anche squadre diciamo parallele. E poi dal 18 al 20 siamo certamente in mezzo ai film all'Aquila. Quante opere presentate? Quest'anno ne abbiamo 30, con alcuni pezzi davvero importanti. Faccio un salto indietro, tanto per cambiare. Le cose importanti sono diverse quest'anno davvero. Allora mi viene subito da citare, per esempio, la testimonial di quest'anno, Monica Cirinnà, che è una figura, no, assai conosciuta, no, per la legge che vede la sua firma. Avremo anche la senatrice Alessandra Maiorino, cofirmataria del disegno di legge Zan, anche questo molto attuale, no, nel dibattito politico, l'assessora Maria Teresa Brunetti, che è colei che fondamentalmente sostiene il festival da 3 anni a questa parte, quinto municipio, e avremo anche Susanna Camusso, importantissima presenza, perché parleremo un attimo con lei anche della situazione delle donne nel cinema, delle donne che lavorano nell'industria cinematografica. Vabbè, detto questo l'ho fatta, poi l'ho presa larga. Facciamo una panoramica, magari quali sono le tematiche o gli aspetti più battuti. Posso dire che in apertura abbiamo un'anteprima italiana che è un film brasiliano, il titolo è Nossos Filhos, è di Maria de Medeiros e coniuga diversi temi, la ricerca della maternità di una coppia di donne che si intreccia in realtà con la storia di una madre che invece lavora in un centro per bambini orfani, alcuni dei quali sieropositivi. Viene poi introdotto il tema della dittatura, no, che purtroppo ha dilaniato il Brasile e attualmente diciamo la situazione tra l'altro non è delle più rose neppure adesso, no? Quindi è un film importante che intreccia questi che sono temi, soprattutto quello della maternità, no? Anche quell'inseminazione è un tema molto dibattuto anche all'interno della comunità LGBTQ e anche all'interno del mondo femminista. Mi sentirei di sottolineare l'altro importantissimo, quindi quella era una fiction, anche questa che vi sto per annunciare, Sœur d'Armes di Caroline Fourest, oppure il titolo inglese Red Snake. Qui andiamo dall'altra parte della terra, perché andiamo in Kurdistan, dove brigate internazionali di donne combattono contro il Daesh, contro l'ISIS, e sono particolarmente temute dagli jihadisti, perché loro credono che essere uccisi da una donna poi impedirà loro di accedere al paradiso popolato di vergini. Ma a parte questa deriva che insomma ci può interessare, la cosa importantissima è la ricostruzione storica di quello che sta succedendo da quelle parti, e il film è ispirato alla storia di Nadia Murad, Nobel per la pace 2018, insomma anch'essa impegnata insomma nei combattimenti, no? Quindi diciamo, non è certamente un film per la guerra, non lo è affatto, però in situazioni disperate ecco che anche le donne imbracciano il fucile e difendono la libertà, difendono le loro cause. Volevo chiederti se è previsto l'incontro con le autrici, con alcune autrici. Sì, in questo caso, appunto per l'appunto nel caso di Sœur d'Armes, avremo la regista e giornalista Caroline Fourest in persona e avremo anche una delle protagoniste, l'attrice italiana Maya Sansa. Poi abbiamo, non so, abbiamo 17 cortometraggi e abbiamo super importanti documentari. Ebbene, cito uno
fra i tanti, Queer in the Script di Gabriel Zilka, è un film canadese, è molto attinente al lavoro che facciamo noi con questo festival, nel quale appunto portiamo sullo schermo le storie delle donne e le storie scritte da sceneggiatrici, e qui si innesta il tema invece di Queer in the Script. Di che cosa stiamo parlando? Delle sceneggiature, no? Anche nelle serie televisive, al cinema, ma adesso in questo caso stiamo parlando delle serie televisive statunitensi, per esempio, no? Abbiamo assistito alle morti accidentali oppure per malattie di tutte le eroine, più o meno supposte lesbiche, letture più o meno infratestuali. E praticamente il mondo delle fan donne si sta ribellando a questo stato di cose, tant'è che fanno addirittura una convention dove si riuniscono e indossano i costumi delle loro eroine, ma soprattutto rivendicano un impatto credibile sullo schermo di questi personaggi, e il loro motto è diventato "We deserve better", cioè noi pretendiamo di meglio, abbiamo diritto a vedere delle storie e vedere rappresentate le donne lesbiche in un modo veritiero, non in un modo caricato e basta con questo genocidio costante dovuto per lo più, diciamo, alla scrittura dei sceneggiatori maschi. Insomma, comunque la cosa sta cambiando e stanno avendo veramente un grosso impatto anche sulle produzioni. Beh, insomma, è incredibile, ma queste serie, io adesso sono un po' vecchiotta, ma le serie televisive in realtà sono state di grande aiuto per le generazioni delle giovani donne lesbiche, delle ragazze, perché hanno comunque fornito dei modelli, e quindi ci sono degli studi anche molto importanti su questo, tant'è che dopo questo film, questo documentario, ci sarà appunto un incontro, un dibattito tenuto dalla mia collega Elena Rossi Linguanti e da Federica Fabiani, e sono entrambe studiose di serie televisive di comunicazione, proprio per approfondire un pochino questo tema, l'importanza insomma di tutte le narrazioni anche alla TV. Ci lasci tutti i riferimenti internet per i dettagli? Possiamo andare sul sito, che è www.immaginariaff.it. Le prenotazioni e le tessere sono in scadenza domani, però presentandosi al cinema possiamo vedere quello che potremo fare. Come sappiamo, le sale sono contingentate, quindi c'è il numero chiuso. Invece per quanto riguarda il concerto del Largo, bisogna prenotarsi direttamente al numero del Largo Venue, che è in internet. È stata dura anche quest'anno, è inutile che lo dica, perché stop and go, si apre e si richiude, si apre e si richiude. Insomma, adesso ci proviamo e siamo fiduciose. 16ª edizione di Immaginaria, International Film Festival of Lesbians and Other Rebellious Women, a Largo Venue e Nuovo Cinema Aquila a Roma dal 17 al 20 giugno 2021. Un saluto e un ringraziamento ad una delle curatrici, Cristina Zanetti. Un in bocca al lupo e a presto! Grazie mille Federico, grazie a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici, grazie.